Buonasera, siamo qui con il sindaco di Alba, Alberto Gatto, che ci aggiorna sulla situazione dopo che nel primo pomeriggio è stata presa la decisione di attivare il consiglio, il comitato operativo comunale. Sì, oggi alle ore 13 abbiamo ricevuto il bollettino da parte dell'ARPA che ha indicato la nostra zona, quindi anche la nostra città, in codice arancione. Quindi secondo il nostro piano comunale di protezione civile abbiamo attivato il COC, che è sostanzialmente composto dalla giunta e da tutti i dirigenti comunali, compreso il segretario. Abbiamo fatto il punto della situazione, abbiamo attivato anche i nostri volontari di protezione civile, che quindi ci aiuteranno a monitorare il territorio comunale, quindi soprattutto in questa fase quelle che potrebbero essere eventuali criticità legate a frane o smottamenti, e anche ovviamente la sorveglianza dei nostri corsi d'acqua, i torrenti, i ri e anche il fiume Tanaro. In questo momento non ci sono da segnalare particolari criticità, invitiamo la cittadinanza a rispettare quelle che sono tutte le indicazioni che sono state emanate e che verranno emanate nelle prossime ore, nei prossimi giorni, fin tanto che l'emergenza sarà in corso, in attesa anche di quelli che saranno i nuovi bollettini che verranno emessi nelle prossime ore. Quindi attendiamo, non c'è in questo momento da stare allarmati, ma a seguire quelle che sono le varie indicazioni. Tutte le manifestazioni in questo momento sono confermate, quindi invitiamo la cittadinanza a tenere un atteggiamento prudente e rispettoso di quelle che sono le regole. Grazie. Cosa ci si può aspettare per le prossime ore? Tutto sommato la situazione sembra non così impegnativa. Ma in teoria davano pioggia tutto il pomeriggio, invece in questo momento non sta piovendo e danno ancora pioggia nella notte e nelle prime ore di domani mattina. Siamo in codice arancione, quindi è una situazione di allerta, ma gestibile. Ecco. Quindi andiamo avanti in questo modo in attesa di quelli che saranno i prossimi sviluppi. Quindi questa è l'occasione per ribadire che non ci sono problemi, criticità importanti. Assolutamente no, la viabilità è garantita, tutte le strade sono aperte e anche le manifestazioni, come dicevo, sono tutte confermate. Quindi la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, così come a Malacarne, che si deve tenere questa sera e domani, e anche l'Ecomaratona, dove ecco, sull'Ecomaratona che si svolgerà domani mattina abbiamo fatto un'ordinanza in cui vietiamo l'accesso ai torrenti, perché si doveva attraversare il Seno d'Elvio, così anche come l'avvicinarsi ai corsi d'acqua. Quindi ci sarà semplicemente una modifica del tracciato sul territorio di Alba. Perfetto, ringraziamo il sindaco e gli auguriamo buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Va bene? Benissimo. Ciao. Grazie mille.